Secondo test di lettura del libro scritto a mano. Qua che ho con me. Prima pagina. Dunque, se non ricordo male, tutto incominciò con la scienza, soprattutto con la fisica, quando alla tenera età di circa 8-9 anni creai una mia personale teoria che diceva tipo che ogni cosa è simile alla precedente, cioè solo in scala. Ma facciamo quello che ho detto all'inizio. Tu mi fai le domande e io... Dai, un attimo solo. Dai, fammi le domande. Ma... Fammi le domande. Io provo a rispondere. Oh! Mi fai le... No, fammele, non ti devi vedere, mi devi solo sen... devo solo sentire la tua voce. Fammi la domanda in fretta, altrimenti spengo. Dalla fine. Dalla finestra, certo, io rispondo da qui, tu devi stare... Vai. Mamma, da cosa ti sono venute queste ispirazioni? Del libro. Dunque, l'ispirazione del libro è Quando è venuta stata... la prima volta? La prima volta è stata un'idea, cioè avevo voglia di farmi un personale, volevo racchiudere tutte le conoscenze che avevo nel libro, così che se casomai un giorno avessi dimenticato, se un giorno avessi dimenticato tali conoscenze, avrei potuto nel tempo darle anche ad altri. Che tipo di conoscenza? In realtà... Conoscenze di ogni tipo, ma quello che voglio far passare nel libro è proprio questa cosa, questa conoscenza primaria che è una conoscenza che è in tutto e che muove ogni cosa, che secondo me come questa cosa che muove possa essere in me come in te, come in chiunque In altro, tutto che cosa? in tutto, nel creato, è una forza della natura, una forza nel creato che ci spinge, si potrebbe quasi voler dire, e che è Sapere. causa di gioia e di sofferenza assieme. Sapere chi sono gli angeli, o sapere o non c'entra niente. Diciamo che c'entra, ma non come lo pensi tu, cioè nel senso, c'entra... Sapere, anzi, sapere come li ha creato. Sì, certo, quello sì, Gli angeli. sicuramente. Sapere come li ha Certo. creato l'uomo. Certo. Sapere come li ha creato l'umano. Soprattutto come ha creato l'umano, perché come ha Sapere. creato l'umano è la chiave di tutto, la chiave di ogni cosa. Sapere Sapere? se esistono mondi nel cielo, altri esseri umani. E Io. te lo chiedo adesso, esistono altri esseri umani in cielo? Altri mondi? Diciamo che esistono forme simili all'essere umano, ma l'essere umano è completamente atipico, diverso da tutti. L'essere umano è diverso da tutti. È diverso da tutti questi esseri, perché ha una caratteristica che lo rende molto più... Diciamo che per l'essere umano è molto più difficile fare certe cose, che per altri esseri viene molto più facile e spontaneo, già di per sé. Quindi ci sono altri mondi. Sì. Quanti ce ne sono? Pensa poco. Moltissimi, 6-700 mila. Sicuro? Sì. Chiedi qualcos'altro, dai. Con sicurezza lo dici che sono 700.000 o no? No, no, con sicurezza, con sicurezza. Chiedi altro. Cosa fanno questi esseri? Quello... ti spiego. Praticamente questi esseri fanno quello che l'uomo non riesce a fare. Cosa? Vivere, vivere in armonia. Vivere in armonia perché l'uomo è combattuto. Sono felici. No. L'uomo... No, questi esseri L'uomo, il umani. problema dell'uomo è che è stato messo di fronte a una scelta. Invece questi esseri umani no. No. Sono Non di felici fronte alla... questi esseri Diciamo umani, no? realizzati. Ritengono la più grande felicità del loro essere essere realizzati nel nome di quello che voi chiamate Dio. Lo chiamano Dio.
E allora loro sono felici di però per loro non ha nome, a differenza nostra. Sì, però sono contenti di aver detto il Dio. Sì. Noi abbiamo. Sì. Ma questi esseri umani mangiano. Come te lo spiego? Lo sai? Sì. Mangiano una cosa molto particolare, un tipo di energia, diciamo. Si mantengono con quella. Hanno smesso di mangiare come mangiamo noi. Non spendono da dare. No, perché hanno perso. Cioè, ti spiego una cosa, è importante. Questi esseri umani hanno perso la loro forma corporea. Firma? Ferma, forma, scusa. Perché erano corpi umani come i nostri. Erano corpi umani come i nostri, ma nel tempo loro hanno perso questa forma, evolvendo. E sono diventati? Un'altra cosa, non si può spiegare. Hanno occhi, gambe, braccia. Vedono. Hanno ci vedono. Sì. Sono buoni. Sono buoni, ma non vengono qui. Decidono di non venire perché per loro è molto... Siamo, come dire, un po' un popolo arretrato. È come noi quando... Ti spiego una cosa. Hanno tentato qualche volta di farsi vedere. Sì, tante volte. Però sono brevi passaggi. Perché non vogliono, si sono fatti vedere, ci spiego. Non vogliono farsi. Non vogliono. È come per noi l'Africa. Tu ci andresti in Africa, così? No. Loro non andrebbero qui, per lo stesso motivo. Perché tu non andresti in Africa. Paese arretrato. Però allora perché tentano di farsi vedere? Diciamo che loro cercano di trovare le persone che potrebbero essere idonee a quello che è loro, il loro pensiero. Tu sai come poter una persona realizzarsi finanziariamente? No, mi dispiace. No, non è quello che mi interessa. Tu sai cosa Dio vuole veramente da me? Certo. Cosa vuole? Te lo posso spiegare in questo modo. Dio da noi vuole essere, come si può dire, compreso, assimilato. Hai assimilato. Dio vive attraverso noi, in questo senso. Dio in cielo. Però Dio vive attraverso noi. Certo, ci aiuta ogni giorno. Dio, diciamo che in un certo senso è stato spalmato dalla parte più alta fino alla parte più bassa del creato e si è immerso e incorporato in tutte le sue creature, quelle con più o meno coscienza di manifestarlo. La creatura che è riuscita di più a manifestare Dio nel creato è stato l'uomo, che è dalla parte più alta della catena alimentare degli esseri corporei. Cosa altro vuoi sapere? Io ce ne sono tante di cose. Chiedi. A me ne pensare molto giuste. Dio si arrabbia. Non come lo intendiamo noi. Ecco. Non realmente. Ecco. Diciamo che Dio può essere... Ma neanche deluso, diciamo... Si dispiace. Contesta. Cioè sì, potremmo dire che si dispiace in un certo senso, contesta quello che noi facciamo. Se noi facciamo una cosa sbagliata, lui è lì a dire. È lì a dire. Ma perché? No. Potevi fare quella giusta. Cioè, nel senso, potevi fare un'altra cosa che magari non ti avrebbe portato alla morte. Potevi fare qualcos'altro. Sono la via, il qualcos'altro. Dio è qualcos'altro. Ecco la definizione perché che ora mi viene più. Certe persone le accettano, le preghiere le ascolta talmente, le esaudisce anche a certe. È proprio il tipo di persona. Dipende dal tipo di persona. Cos'è? Ci sono persone che sono più predisposte ad essere ascoltate da Dio, persone meno predisposte. E perché quella persona cosa ha di speciale agli occhi di Dio? Dipende. È un servo, più. Perché lo obbedisce. A Dio ha bisogno di certe persone. Ma soprattutto ti ricordo una cosa, che Dio ha bisogno non tanto di chi gli chiede, ma tanto più di chi gli fa. Cosa gli deve fare Dio? Deve mantenere la sua parola, deve mantenerlo. Cosa? Deve ricordarlo, in un certo senso. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Deve amarlo. Deve amarlo, bravo. Hai capito.
E allora per quello che ti esaurisce più preghiera una persona più una. Sì, più lo ami, più ti esaurisce preghiera. Perché è l'amore la chiave di tutto. È l'amore, l'amore, l'amore che ha la donna. È l'uomo anche. È l'uomo, ma la donna nel senso. Diciamo così, per amare Dio bisogna essere puri nel corpo, nella mente e nello spirito, per come si dovrebbe dire, no? Quando una persona, ecco quello, fa le preghiere e glielo chiede sempre stato di preghiera e Dio gliele esaudisce, cosa ti fa capire? Che quella persona è brava, ma chiedimi qualcos'altro. Questo anche. Te l'ho appena risposto. Ma lei però fatto la. A te ti ne ha mai esaudito preghiere? Dio. Non mi importa tanto. Non sono una persona che gli importa farsi esaudire preghiere. Perché non deve essere importante questo se Dio dice chiedete a vi darò? Perché per me è quasi una dannazione questa cosa. È diverso da tutti gli altri. Così. Chiedimi altro. Però sono cose importanti. Allora, gli angeli, come li creo? Come li creo? Cioè? Da che materia? Gli angeli non sono fatti esattamente di materia. Diciamo che sono parti di Dio. Sono parti interne di Dio. Dio ha preso quelle piccole parti di sé, che può essere l'intelletto, la forza e tutto, e le ha sparse nell'universo. Una di queste forze è l'irradiazione, e sono gli angeli. Ogni angelo è un'irradiazione precisa di Dio. Ascolta. Che viene dal suo corpo interno. Sai come si sente l'audio? Non si sente niente. Dimmi. Aspetta, c'è una domanda che avevo in mente. Dio, quando veramente una persona si arrabbia, punisce? Diciamo che più che punire ci puniamo noi. No. Non ha bisogno. Come non ha bisogno, ci puniamo noi stessi. Anche Dio. Guarda per esempio chi punisce anche lui. Guarda per esempio chi fa omicidio. Tu pensi che quelle persone non vivono con la coscienza sporca? Certi non gliene importa. Certi, ma certi sì. Certo. E quelli che non gliene importa vengono ammazzati, che succedono cose, o muoiono di cancro, dipende. Ci sono tante varie leggi, ma quello che importa è che ognuno paga per i suoi reati e per i suoi crimini. E ognuno ha e lode e forza per le sue grandezze e per ciò che ha fatto. E tu pensi che Dio non punisca? Io penso che Dio punisca. No, Dio punisce con i casi della vita. E quanto Dio punisce, se è vero? Dipende dalla persona. Punisce. Però dipende dalla persona. Certo. Ovviamente ci sono delle leggi, ci sono i casi della vita. L'uomo saggio sta nel non scatenare cataclismi. Sta nel camminare in un campo minato senza toccare le mine. Dio ama. Quando tocchi una mina... Dio ama il genere umano. Dio sono le mine. Dio ama il genere umano. Certo. Moltissimo. Dio ha fiducia. Dio, io direi questo, ha fiducia nel genere umano. Ha grande fiducia in esso. Chiedimi altro, dai. O se vuoi continua. Lui ci ama come figli. Noi siamo sui figli, non è che ci ama come figli. Noi siamo l'unica cosa che Dio ama. Siamo quell'essere, noi siamo quell'essere. Che può sia guardare in basso che guardare in alto. Dio ha dei colori speciali. Cioè? Ha dei colori. Sì. Ha cinque colori. Dimmi. I cinque colori di Dio si chiamano. Sono gli eletti quelli. Mi fai parlare. Gli eletti, cinque colori questo di Dio. Lo voglio sapere. Sì. Oppure li sai no, tu. Li so io. Dimmi. I cinque colori di Dio sono il verde, il rosso, il blu. L'oro. Rosa, oro. E il trasparente. E il rosa dove lo metti? Non c'è il rosa. C'è. Non c'è. C'è. Il trasparente. C'è anche il rosa. Il trasparente. E ogni colore ha una sua domanda. Il trasparente ha una sua domanda. Dai, ti stai. E ogni colore ha una sua domanda. Il rosa è anche il colore di Dio. E il trasparente ha una sua. Ogni colore ha una sua domanda. Il verde ha la domanda dove? Speranza. Brava. Il rosso, la forza, ha una domanda ed è il cosa. Il come, che è del blu,
ho una domanda, ed è appunto il come, e l'ho detto. Il loro ha una domanda ed è il perché. Il loro, cos'è il loro? È della coscienza. Color d'oro. Loro, sì. E ha una domanda, il perché. E poi... E poi c'è il trasparente, che è della domanda suprema, quella che devono aggiungere tutti per essere liberati. Il chi. Marco, c'è anche il rosso. E questo vengono in cinque domande. Marco, che sono, per favore fammi parlare. Che sono? Dove sono? Cosa sono? Come sono? Perché sono e chi sono? Quando raggiungi il chi sono, raggiungi l'essenza di Dio, cioè la particella più interna di Dio che è nascosta dentro l'uomo. Che può toglierci ogni male. Noi quando preghiamo o non preghiamo, possiamo pregare sia al Dio universale che al Dio interno, che è della bussola, che è della bussola che ci guida verso il Dio universale, Dio verso, interno, quello, quello, verso quell'unione del tutto. Se quello è il Dio interno. La forza attiva di Dio. Brava. Continuiamo a parlare, poi chiedimi qualcos'altro. Il rosa ti segue. Chiedimi qualcos'altro. Tutto lo dimentichi. Chiedimi c'è. Qualcos'altro. Non l'hai messo. Chiedimi qualcos'altro. Okay. Dio si manifesta in persona, si fa vedere. Sì, sempre. Sempre e comunque. Ma non tutte le persone lo notano. Perché come ho detto, se Dio è irraggiato in ogni cosa, soltanto quando noi portiamo l'attenzione su quel dettaglio che è Dio, e che è il dettaglio che è in tutto l'universo, allora vediamo Dio. Però vedi, Marco, certo, vedere il creato e vedere Dio. E vedere Dio, e vedere la parola di Dio. Lui si fa vedere alle persone, lui stesso, Dio. Informe, ma non si fa quasi mai riconoscere. A nessuno? Quasi a nessuno. Perché vuole fondamentalmente che siamo noi a riconoscere Lui. Dobbiamo fare quello sforzo, che sia intellettuale, mentale o superiore, di riconoscere la qualità aurea di Dio in quegli occhi che troviamo. E si manifesta in ogni cosa, in questo senso. Dio parla in ogni momento. Poi? Possono pregare. Possiamo pregare, io come ti ho detto prima, gli angeli sono irradiazioni di Dio, sì. Pezzi di Dio che irradiano continuamente. Però sì, ti aiuta, gli angeli. In questo senso, aspetta. In questo senso ogni angelo è un pianeta. E rappresenta un pianeta sulla Terra. Sulla Terra e nell'universo. La Terra purtroppo non ha un angelo molto buono, però a parte quello. Tutti gli angeli sono diversi, ma noi possiamo pregare la fonte di quell'angelo, di quell'irradiazione, che è un concetto per noi come immortali. Quell'angelo è un concetto, noi possiamo pregare quel concetto, e pregando quel concetto possiamo pregare l'angelo, oppure possiamo arrivare al nome per arrivare al concetto. Però se noi preghiamo l'angelo ci viene in aiuto. Gli angeli divini ci vengono in aiuto, per esempio Michele, Gesù. Ce ne sono tanti angeli, su miliardi. Ed è quella forza lì. Gli angeli divini sono miliardi. Sì, come le stelle nei pianeti, e i pianeti. Che mi è successo a te di dire Dio mandami tanti angeli divini ad aiutarmi? No, io prego direttamente gli angeli. Gli dico per mezzo della forza comune che... Ascoltami per favore, per mezzo della forza comune. Per mezzo della forza comune che ci unisce a Dio. Io ti chiedo come io raggio un'idea e tu raggi un concetto, allora che il tuo concetto illumini me, voca me con quel concetto. Sì. Aurea. Però lo sai che ti danno il permesso prima di scendere? A noi. A Dio. Poi dimmi altro. Loro chiedono il permesso a Dio, non scendono. No, io direi di spegnere adesso. Sono 20 minuti. Sì. Senza volerlo, 20 minuti. Lo sai tu che